Stiamo parlando di un laboratorio dell'Università di Modena e Reggio Emilia che sostanzialmente è fondato dalla professoressa Cucchiara poco prima del 2000. Prima si occupava solo di elaborazione di immagini, dopodiché in tempi non sospetti è partito con il machine learning per applicato alla computer vision e alla fine siamo arrivati all'intelligenza artificiale che adesso è il tema principale. Quindi fondamentalmente stiamo parlando di elaborazione di immagini e intelligenza artificiale, possibilmente assieme.